Ciao a tutti, sono Alessandro Castelli, tre volte campione italiano di Strong. No, scherzo, la facciamo più easy. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Castelli. Per chi non mi conoscesse, a novembre dell'anno scorso ho vinto il terzo titolo italiano di Strongman. Cosa sono questi video? Perché sono qui, siamo al CrossFit Bulwark, che è la palestra dove mi alleno io, casa mia. E non sono il proprietario, mi alleno e basta. Cosa sono questi video? Passo indietro. A novembre dell'anno scorso ho vinto il titolo italiano di Strongman. Da quest'anno c'è una bella novità. Qual è la novità? La FISMAN, la Federazione Italiana Strongest Man, si è affiliata a Strongman Corporation, che è una delle più importanti federazioni internazionali di Strongman, che organizza proprio l'Arnold Classic in Ohio, negli Stati Uniti, che si terrà dal 5 all'8 marzo di quest'anno. Questa è la bella notizia. Altra ciliegina sulla torta della bella notizia è che il campione italiano ha diritto a partecipare all'Arnold Classic, quindi avrai un posto selezionato per partecipare con i big e per portare il tricolore negli Stati Uniti. La brutta notizia è che la federazione italiana è una federazione giovane, sta lavorando benissimo, ma è ancora pochi anni che lo Strongman è presente in Italia, gli sponsor sono pochi e quindi non si può permettere di finanziare una trasferta così onerosa, perché tra un giro e l'altro ci vogliono 2.500-3.000 euro. Quindi, che cosa sono questi video? Sono dei video gratuiti, simpatici, senza paroloni, sono dei video per addetti ai lavori o per curiosi, dove io spiego come interpreto le prove Strongman, come io le insegno ai miei ragazzi. Se vi piacciono questi video, se li trovate interessanti, qua sotto c'è un link per una raccolta fondi su GoFundMe, un crowdfunding per raccogliere un po' di donazioni per andare a portare un po' di tricolore negli Stati Uniti. Detto questo, partiamo a bomba. Welcome to vlog number one. Ok ragazzi, domenica 5 gennaio, 11 del mattino, CrossFit Bulwark. La palestra è, come vedete, deserta. Abbiamo approfittato proprio di questo momento perché normalmente qua ci sono 50-60 atleti che si allenano, quindi un po' più di calma. Partiamo con il log lift, che è la mia specialità principe. Il log lift è molto molto tecnico, quindi sarà un video dove darò un po' di nozioni tecniche cercando di spiegarvele senza paroloni e con un linguaggio molto semplice. Andiamo! Beh, non bestemmiare almeno, eh! Allora ragazzi, ovviamente fare log, scarpa da weightlifting o da crossfit col tacchettino, polsiere, ginocchiere, e si comincia. Ok, allora ragazzi, voi entrate in pedana, in allenamento, in gara, prendete il vostro tempo, posizionate il log nella giusta maniera, ovvero così, con le prese quasi verticali, quasi, quindi non proprio verticali, quasi verticali. Questo perché? Perché dovete, soprattutto all'inizio, poi vi verrà naturale cambiare un po' posizione, usare una linea guida, ovvero questa parte del log appoggiatela sull'avambraccio per avere questo tipo di presa, quindi vi appoggiate, presa centrale, presa ben salda, non fate queste cose con i pollici perché poi alla lunga quando il log pesa vi scivola, quindi presa bella salda centrale con l'avambraccio attaccato. Vi verrà naturale man mano col tempo staccare un po' e a, diciamo, inclinare meno la presa, però per il momento fatelo così, vi verrà naturale. Allora, lo stacco, presa ben salda, tiro il dorsale, tiro la schiena e stacco, ok? Da qui un errore molto comune è perdere
l'angolazione della presa, ovvero al posto che scendere allargando i gomiti e mantenendo l'inclinazione, molti cosa fanno? Avete visto? Al posto che questo, fanno questo, ovvero la presa diventa orizzontale. Se la presa diventa orizzontale, il problema è questo. Se voi avete il log con la presa orizzontale, più orizzontale la presa, più deputate la forza della trazione nella girata al bicipite. Se voi mettete qualsiasi carico, per quanto forti voi siate, a un certo punto il bicipite cederà, perché il bicipite cede. Quindi la posizione è un po' incassata col gomito largo e formando una linea tra l'avambraccio, il polso e la mano. Questo perché? Perché se voi fate una prova, provate a tirarvi giù la mano, sarà molto più dura e molto più forte rispetto a una presa di questo tipo qua. Perché man mano mettiamo qualche chilo in più, così diventa un po' più interessante il video. Il log vuoto sono 40 kg, questi sono 15, 15 e 15, quindi sono a 70, piano piano saliamo. Ok, allora abbiamo staccato il log, adesso dobbiamo andare in accosciata, quindi schiena dritta, mantenendo la presa sempre bella quasi verticale, giù in questa posizione. Il peso corporeo è quasi sul tallone, quindi non è sulla punta, vedete che è sulla punta, il peso corporeo è quasi sul tallone, quasi come se stesse cadendo indietro. Allora voi adesso mi direte: sì, ok, ma tu hai fatto anni da sollevamento pesi, quindi hai un sacco di mobilità, io non ce l'ho quella mobilità, non riesco a farla. Cazzata, la mobilità si allena esattamente come tutte le altre cose, e ve lo dice uno che era un gatto di marmo. Quindi come alleno la mobilità per andare così in accosciata? Semplicemente facendo squat. Quindi prendete un bel bilanciere, questo qua pesa 20 kg, ma mettete pochissimi chili, 50 kg. Posizione high bar, stance dei piedi da squat normale, quindi non da powerlifting con la così, no, quindi stance high bar. Finché regge la schiena, scendete. Molleggiate. Opa, finché vi regge la schiena. Perché è importante avere una buona accosciata? Per questo, allora, più vado giù e più il log sale come posizione. La posizione ideale è avere il log che appoggia sullo sterno, quindi c'è gente che ha molta mobilità e riesce addirittura a scendere quasi perdendo la schiena con il log sul petto, è troppo, un po' meno, il log sullo sterno, quindi così è troppo poca, così è giusta, così è troppa, quindi il log sullo sterno. Questo perché vi faccio vedere. Allora, un errore fondamentale che fanno tutti è confondere il clean del log come il clean del weightlifting. Sono due cose completamente diverse. E non l'ho detto io, me l'ha detto Zito Lunas, quindi ci avrà ragione lui. Sono due cose completamente diverse. Il clean del weightlifting, la classica girata, è caricare piena posteriore, quindi alzare un po' il culo, caricare, boom, e da lì entrare. Con log non paga questo tipo di esercizio. Il log io lo interpreto un po' come un movimento di forza, quindi solo alla fine un po' di drive per dargli un po' di brio
nel completamento della, della girata, ma solo alla fine, all'inizio, un movimento di forza. Quindi vi faccio vedere i due movimenti, prima l'errore che fanno molti. Questo è l'errore, questo è il movimento corretto. Allora, mettiamo, mettiamo un centello domenica mattina. Allora, vi ho fatto vedere i due movimenti. Uno l'errore, sostanzialmente, e uno la... la parte giusta. Sono due movimenti, se voi vedete, per chi ha l'occhio l'errore è vistoso, per chi non ha l'occhio l'errore è sottile. Io ai miei ragazzi spiego questa sensazione qua. Da quando spiego questa sensazione ho svoltato, perché i ragazzi anche al primo allenamento fanno subito log molto bene. Allora, quindi voi immaginate, questo è importante, immaginate di avere una pallina. Quindi voi siete qui con log, ok, presa bella quasi verticale. Immaginate di avere una pallina appoggiata sullo sterno, ok, e voi dovete alzarvi senza far cadere la pallina. Quindi se da qua fate questo, la pallina cade. Quindi se fate l'errore, la pallina cade. Ma dovete alzare la pallina senza farla cadere. È un lavoro molto sulla catena posteriore, sui bicipiti femorali, gluteo, e poco sul quadricipite. Questo qua è molto importante. Quindi da qui vi faccio vedere il movimento con un po' di chili, 100 kg. Io sono qui e alzo la pallina. Vedete? Okay. Parlare e fare l'esercizio è difficilissimo, sappiate. Solo alla fine, quando io ho alzato la pallina e sono in posizione corretta, gli do il cosiddetto leg drive, hip drive, quindi hop, hop, per completare il gesto. Vediamolo. Ok, vi faccio vedere il movimento sbagliato. Già con un peso così, 100 kg, per alcuni tanto, per alcuni poco, ma è un peso che se fate male vi peserà. Quindi se voi da qua guardate, non ho fatto finta, veramente non sono riuscito a recuperare la girata, non ho fatto finta. Se il movimento è scorretto vi peserà un sacco. Ok, ho posizionato il log in questa posizione per farvi vedere un altro aspetto molto importante. Poi quando siete giù in accosciata e avete presa, mentre scendete i gomiti si allargano, ok, sempre mantenendo il log attaccato, arriverete giù in questa posizione qua. Quando completate la girata, la posizione del gomito deve essere speculare, ok? Quindi op, non fate le spinte con i gomiti stretti, posizione larga, creando rom, quindi creando lo spazio sul dorsale, ok? Schiena bella dritta, perché altrimenti se state con i gomiti stretti dovrete fare questo movimento qua e vi peserà un sacco sul lombare. Altro aspetto importante per fare una bella girata è mezzo secondo
mezzo secondo prima di partire con il mio alzo la pallina, trazione log. Questo perché? Perché io sono sceso in accosciata, ho guadagnato centimetri, il log è sullo sterno, io lo traziono, quindi faccio proprio un lavoro con i trapezi col dorsale per non far sì che lui scivoli per doverlo recuperare. Quindi vi faccio vedere i due movimenti, l'errore e il movimento corretto. L'errore, io non traziono bene il log, lui mi scende, poi lo devo recuperare facendo una fatica immane. Movimento corretto. Molto più semplice. Vai. Quindi errore. Movimento corretto. Vedete com'è molto più attaccato al corpo, molto più adeso. Dovete avere questa sensazione qua. Il log dallo sterno deve rotolarvi addosso sfruttando la sua circonferenza, non ruotando sul suo asse. Che cosa ho detto? Adesso ve lo faccio vedere. Sulla sua circonferenza e non sul suo asse. Quindi se il log nel mentre del clean vi slitta, c'è un errore. Ok, un po' di cose le abbiamo viste, abbiamo fatto una bella girata giù in accosciata, alzo la pallina, hip drive e infilo sotto i gomiti. Attenzione, i gomiti sono una conseguenza, non sono un passaggio, quindi voi non dovete pensare e ricercare l'infilaggio del gomito, perché vi fa slittare il log. Il gomito va nella sua naturale posizione, perché? Perché io gli ho dato un bel hip drive e quindi, oppa, lui è su. Quindi non ricercate questa sensazione qua. Ok, è un bellissimo esercizio per capire il rotolamento, quindi quando vi dicevo la circonferenza e non l'asse, è questo. Negativa, 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 recupero. Negativa, 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 negativa. Bellissimo esercizio, si vede farlo in giro, non sono inventato io. E vi darà perfettamente, dopo 3-4 volte che lo fate, la sensazione del rotolamento sulla sua circonferenza. Allora, vediamo la spinta. Un tip fondamentale per spingere il log è la posizione della testa. Contrariamente al weightlifting, dove ho un bilanciere e guardo dritto, col log la testa è in questa posizione con lo sguardo molto verticale e mantengo questa posizione fino a quando il log non ha passato la testa, non ha passato gli occhi. Quindi mantengo, 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 solo quando ho passato recupero la posizione. Questo perché? Perché se voi col log mantenete uno sguardo frontale, vi verrà innanzitutto da creare il ROM sul lombare e poi spingere in avanti, perché il log deve passare, che ci avete la faccia di mezzo. Quindi vediamo l'errore.
diamo il movimento corretto. È importante la posizione della testa, perché? Perché innanzitutto, se voi mantenete lo sguardo dritto, il log si carica, il peso del log è caricato molto sulle spalle e quindi il leg drive sarà quasi inefficace, sarà un leg drive molto di forza con un movimento che dopo tre allenamenti vi farà male. Quindi se con un for max, quindi con un massimo, un massimale, perdete un sacco di chili. Con il for rep è molto probabile che alla terza, quarta ripetizione siate già cotti. Allora, i chili aumentano un po', adesso siamo a 130, in realtà 133 perché log è 43 kg, ma vi voglio dire una cosa fondamentale, la respirazione, soprattutto nel for rep, ma ovviamente anche nel for max, la respirazione è importantissima, il log è un esercizio che non ti permette di respirare mentre fai l'esecuzione, quindi dal respiro, stacco, butto fuori, vado giù in accosciata, sono comodo, posso stare quanto voglio in questa posizione, avete visto prima io parlavo tranquillamente in questa posizione, faccio un bel respiro non da scoppiare, un bel respiro, avete visto? Io spingo in apnea, quando sono qua non respiro, perché se respiro non recupero più il movimento, il log è grosso, vi impedisce di respirare, vi impedirà di gonfiare bene la cassa toracica, quindi arriverete qua e farete una fatica immane. Col for max scordatevi il vostro massimale, col for rep dopo tre ripetizioni sarete cotti, sarete in acido. Questo è un errore che facevo io e a cui ho badato molto, perché io facevo tre ripetizioni a cannone, quasi in apnea, tutte belle, veloci, papam papam papam, e poi ero morto. Ma in gara dovete farne 7, 8, 9, 10, quanti ne riuscite a fare? Quindi curate molto la respirazione. Fase conclusiva di questo video, movimento completo ovviamente. I chili sono un po' interessanti, sono 130 kg, 33 per esattezza. Domenica mattina non sono banali. Vediamo il movimento completo. Frontale. Caricamento del leg drive con le ginocchia che vanno verso l'esterno, quindi non puntando il ginocchio in avanti perché dopo tre allenamenti vi si infiamma il tendine rotuleo, ma caricamento con le ginocchia che vanno verso l'esterno. Ok, proviamo 153 kg di domenica mattina, pesa un sacco. Allora, come vedete io cosa sto facendo? Mi sto impanando, mi sto cospargendo di magnesio, perché? Perché più pesa e più tende a slittarmi e meno lo devo far slittare. Quindi, primo consiglio, magnesio. Secondo consiglio, maglietta gommata, non maglietta sintetica assolutamente. La cintura. La cintura serve perché vi dà una mano, vi dà un sostegno, vi permette di, non dico di appoggiare il log, perché è scorretto dire così, però una cintura messa non troppo stretta
darà un po' di sostegno nella girata. Non fatelo con la polon axel che sennò è nulla. Vado. Dai! Ok ragazzi, ho fallito, molti l'avrebbero tagliata, invece io la metto, non ce l'ho fatta. Adesso lo rivediamo però in split, secondo me mi verrà. Vai Ale. L'importanza del leg drive. Ok, allora ragazzi, qui finisce il primo video. Siate magnanimi, io e Michelino, io non sono un attore professionista, Michelino non è Steven Spielberg. Come vedete i video sono molto easy, sono molto semplici, non ci sono paroloni. Spero di essere stato il più fluido possibile. Noi abbiamo in mente alcuni video su alcuni esercizi quali Apollon Axel e Split Jerk, quindi oggi l'abbiamo visto giusto alla fine come ciliegina, ma il prossimo video vorremmo farlo su Apollon Axel e Split Jerk, poi Farmer, Yoke, Atlas Stone, gli esercizi principali. Se avete domande scrivetemi e mi raccomando aiutatemi ad andare in Ohio a fare il culo a un po' di gente. Qui sotto ancora c'è il link. Grazie a tutti e fine di questo vlog number one. Allora vediamo se questo tutorial funziona. C'è Michelino come cavia. Michelino, aspetta che adesso ti metto in focus. Vediamo. Allora, impugnatura centrale, salda, ok. Opa! Dai. Vi garantisco che questa è la seconda volta che Michelino tocca il log in vita sua, la prima volta l'ha toccato un minuto fa.